Benvenuti amici di Android Blog al confronto tra LG G3 e HTC One M8. Mai come in questo caso è difficile scegliere un vero vincitore, ma questo vale un po' per tutti i top di gamma di questo 2014. Andiamo a scoprire il perché. Eccoci dunque in compagnia di questi due ottimi top di gamma di questo 2014. Io vi ricordo di andarvi a vedere le recensioni dei rispettivi terminali per quanto riguarda tutte le caratteristiche tecniche principali e gli aspetti più approfonditi dell'uso quotidiano. Comincio a ringraziare il Vodafone Store Corse Italia Nausicaa SRL di Via Ratti a Savona per averci prestato questo One necessario al nostro confronto. E vi comincio a far vedere un po' le differenze sostanziali, a riprendere un attimino a livello dimensionale, così qualitativo, diciamo, mettendo sopra One per farvi vedere come siano praticamente lunghi uguali i due smartphone, ma come G3 sia fondamentalmente più largo di circa mezzo centimetro. Le dimensioni, ve le ricordo, sono 146.3 per entrambi in altezza, 70.61, 9.4, 159 grammi per quanto riguarda HTC One, 74.6, 8.9, 149 grammi per quanto riguarda G3, 10 grammi di differenza che un po' si fanno sentire date le scocche in metallo di One risulta comunque più pesante, anche se più piacevole al tatto, ma neanche così tanto. Parliamo quindi di conformazione hardware. Possiamo vedere le due camere principali, 2.1 megapixel per G3, 5 megapixel per HTC One M8. Poi andremo a vedere come scattano le foto. Tasti su schermo per entrambi, questa banda nera su HTC, ricordiamo anche le due casse frontali, mentre i lati ormai canonici, puliti per quanto riguarda LG G3. Posteriormente la duocamera da 4 megapixel, anzi ultra pixel di HTC One M8, doppio flash LED bicromatico per entrambi, tasti posteriori per quanto riguarda le G3, laser per il fuoco della fotocamera, camera da 13 megapixel standard stabilizzata otticamente per quanto riguarda LG G3. Abbiamo poi qua sotto la capsula auricolare singola. Mentre per quanto riguarda HTC abbiamo gli sportellini per la SIM e per la micro, anzi la SIM è questo qua grosso, la micro SD che va a espandere la memoria qua sul lato, il bilanciere del volume che tra l'altro non è stabilissimo come potete vedere su One M8. Per quanto riguarda invece i lati, vediamo come qua sotto vi siano la micro SD, la micro USB, il microfono e la presa per le cuffie, il jack per le cuffie. Qua su M8 abbiamo anche fondamentalmente la stessa conformazione, il microfono è qua dentro nella griglia, come qua dentro c'è anche il LED di stato e di notifica per quanto riguarda M8. Qua in cima abbiamo il sensore infrarossi e il tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco, messo in una posizione piuttosto scomoda su M8. Qua sopra invece abbiamo sì l'infrarossi per G3 e il secondo microfono per la soppressione dei fruscii. Per quanto riguarda, dicevo, i materiali, ovviamente bellissimo One M8 col suo alluminio, anche esteticamente. Sì, la banda nera un po' si nota a schermo acceso, ma in realtà non è che va a inficiare l'estetica più di tanto, la sensazione è veramente premium. Subito dopo viene però il LG G3, perché nonostante la plastica abbiamo comunque una cover davvero bella sia al tatto che alla vista. Ricordiamo poi che la cover è removibile su LG G3, andatevi a vedere la rispettiva recensione, mentre non lo è su One M8. La memoria è da 16 GB espandibile per entrambi per quanto riguarda questo modello di LG G3. Toc toc anche per quanto riguarda One M8, meno reattivo che su G3 e serve solo per sbloccare, non per bloccare il display. 5.5 pollici lo schermo di G3, risoluzione QHD, 4 volte l'alta definizione, risoluzione Full HD, invece il 5 pollici di One M8. Comunque due ottimi display, andremo a vederlo tra breve. Per quanto riguarda l'ergonomia, One M8 è più stretto, ma comunque molto lungo, non è facile per niente raggiungere ogni parte dello smartphone. Per quanto riguarda G3, diciamo che l'ergonomia è addirittura peggiore, perché risulta comunque più largo, ma lo schermo è più grande, quindi comunque non sono tante le differenze di ergonomia nell'uso quotidiano di questi due smartphone.
Ricordiamo che anche G3 ha anche il no code per sbloccarlo con un pattern particolare, mentre One M8 ha le gesture da schermo spento per andare a sbloccare lo schermo partendo da varie schermate, come potete vedere. È tutto settabile dalle impostazioni dello smartphone. Anche qui rimando come sempre alla recensione per tutti i dettagli. Parliamo un po' di autonomia. Nonostante la batteria di One M8 sia più piccola come mini per ora, l'autonomia è paragonabile. LG G3 ha ricevuto in questi giorni un aggiornamento che ha migliorato molto l'autonomia, ha migliorato anche le prestazioni in generale, ma soprattutto è andato a lavorare su tutti quegli aspetti di ottimizzazione che col primo aggiornamento non erano proprio perfetti. Ancora qualcosina che non va c'è, ma i miglioramenti si vedono con questo aggiornamento, e quindi un buon lavoro da parte di LG. Anche il riscaldamento dello smartphone posteriore è stato notevolmente ridotto su LG G3. Questo fa sì che l'autonomia, che prima era nettamente a vantaggio di One M8, diventi assolutamente paragonabile. Con entrambi arriveremo senza problemi a sera. Ricordiamo poi il risparmio energetico molto avanzato su One M8, cosa non presente su LG G3. Ricordiamo un ultimo dettaglio, che LG G3 va con la micro SIM, mentre One M8 con la nano SIM. Attenzione al momento dell'acquisto di questi smartphone. Diciamo ora qualcosa sul display. Andiamo ad aprire la nostra applicazione. Intanto vedete anche la velocità di apertura delle applicazioni, sempre fulminea su One M8. Dicevo, parlavo giusto della scomodità del tasto sopra, e la potete vedere nell'uso quotidiano. Andiamo ad alzare la luminosità massima su entrambi, che è davvero buona. Si vedono al sole assolutamente bene entrambi, assolutamente paragonabile la luminosità, così come la gamma cromatica, forse un filo più carico. One M8, bellissimi i bianchi, un po' più freddo quello di G3, un po' più caldo quello di One M8, ma comunque davvero poche le differenze. Neri buoni su entrambi in senso assoluto, ma l'angolo di visione di G3, lo potete vedere in questa circostanza, è un po' inferiore rispetto a quello di One M8. Gli altri colori sono questi. Andiamo a vedere come si traducono queste differenze nelle foto del mondo reale. Andiamo di nuovo ad alzare la luminosità. Purtroppo oggi non c'è molta luce esterna, quindi vedrete molto scuro l'ambiente attorno. Potete vedere le foto, guardate quanto è bello il display di G3 con la sua risoluzione, ma è altrettanto bello, soprattutto visto il maggior numero di PPI, cioè non il maggior numero assoluto, ma comunque tanti sono i PPI concentrati in 5 pollici su HTC One M8. Come potete vedere, le foto rispecchiano quello detto prima a proposito della gamma cromatica. Due ottimi display, chi vince assolutamente non lo so, pari merito. La risoluzione di G3 si vede in alcuni contenuti in 4K specifici, come i video di demo che avete visto nella sua recensione, quelli precaricati da LG. Parliamo ora di parte telefonica che va a appannaggio di One M8. La ricezione è un po' migliore, potete vederlo, gli operatori qua sono differenti, ma potete vederlo comunque già da qua. Più lento nello switch tra le reti il nostro G3, è più veloce e comunque sempre reattivo e sempre pronto il reparto ricezione di HTC One M8. Ma andiamo a vedere come si sente. Apriamo il dialer per entrambi, ricerca rapida intelligente per entrambi, chiamiamo un numero verde prima con LG G3. Andiamo ad alzare il volume con i tasti posteriori, capsula posizionata qua dietro, speriamo che la rete ci assista, perché abbiamo visto, ecco, adesso ho fatto lo switch finalmente, speriamo che parta la chiamata. Non ho attivato la voce. Ok, qualcosa siamo riusciti a sentire nonostante il mio sbaglio. Facciamo la stessa cosa con One M8. Chiamiamo, dialer molto bello per entrambi, però questo grigio su nero di One M8 un po' rende la leggibilità scarsa. Benvenuto al servizio clienti di Enel Servizio Elettrico. Società
Assolutamente potente l'audio per entrambi, le due casse frontali di One M8 danno la vittoria per quanto riguarda il comparto audio anche a livello qualità, nonostante lo speaker posteriore di G3 è assolutamente uno dei migliori del settore. Vi stavo parlando che non c'è la videochiamata standard, vi stavo dicendo che non c'è la videochiamata standard per entrambi, solo VoIP la camera frontale, e per quanto riguarda quindi la parte telefonica in sé assolutamente più che sufficiente per tutti e due i modelli. Il vantaggio è dato solo dalle casse frontali di One M8. Parliamo ora di SMS, andiamo ad aprire il client SMS, creiamo un nuovo messaggio, ecco fatto, e andiamo a digitare nel testo. Vedete quanto prende la banda nera più i tasti più la tastiera di One M8? E questo è una piccola ottimizzazione software che andrebbe fatta. Andiamo a scrivere un nuovo messaggio. Ho sbagliato io. Ecco fatto, comunque ho sempre ottima la tastiera di HTC, la Sense si conferma davvero buona, non abbiamo i numeri in prima funzione, abbiamo però lo swipe che adesso non, ecco fatto, non mi aveva preso, tastiera di G3 che continuiamo a tesserne le lodi. Davvero eccezionale, personalizzabile, tasti in prima funzione, swipe, è velocissima questa tastiera, impara bene, assolutamente una tastiera al top per quanto riguarda G3, nonostante vada bene anche quella di One M8, ritengo che LG su quella dei G3 abbia lavorato davvero davvero bene. Andiamo a prendere il client mail, proviamo a recuperare una stessa email, questa qua di Sky ad esempio, e andiamo a fare un mostra immagini, si aprono tutte e due a questo zoom, ma se io vado a fare lo zoom out su One M8 non succede nulla, cosa invece possibile su LG G3, quindi un client mail che in questo caso va a vantaggio di LG G3, anche se non abbiamo lo swipe e le gesture tipiche di KitKat in nessuno dei due. Per quanto riguarda invece la navigazione web, andiamo a prendere il browser stock per entrambi, andiamo a cercare il nostro sito che dovremo avere nella cronologia. Non riuscirò mai a scrivere con due mani contemporaneamente. Qua ho sbagliato io, va bene, allora facciamo così. Ecco, un po' di pubblicità al mercato Android. Ecco qui, dovremmo avere in primo tab il nostro sito, andiamo a cliccare cercando contemporaneamente. Intanto vi dico che la ricezione Wi-Fi è paragonabile su entrambi, il GPS fulmineo su tutte e due, potete vedere che è arrivato nel caricamento leggermente prima G3, ma quando andiamo a fare pinch, pan e quant'altro, One M8 si riconferma eccezionale, soprattutto grazie al suo rimpaginamento del testo in tempo reale, cosa non presente su LG G3. Incredibile la velocità del browser di One M8. Proviamo ad andare su un sito ancora più pesante, andiamo su il Corriere. Ecco fatto, proviamo a fare il tap in contemporanea come al solito, si apre in desktop mode su One M8, mobile purtroppo su LG G3, andiamoglielo a richiedere, vedete ci ha messo davvero poco a rimettersi a posto, sito molto molto pesante, andiamo qua dove ci sono tante immagini, andiamo a fare lo zoom, muoviamoci un po' qua su LG G3, vedete un attimo di bianco, muoviamoci qua su One M8, anche qui un attimino, il sito è davvero pesante, però contate che c'è anche il rimpaginamento, è migliorata molto con l'aggiornamento software la navigazione su LG G3, One M8 che è ancora un filino superiore su, su questo campo. Vi dico che nei campi di testo scrivono bene tutte e due, l'abbiamo visto nelle recensioni generali, quindi browser web assolutamente promosso per entrambi questi smartphone, fate voi le dovute considerazioni su quale dei due vince, come vi dicevo l'ottimizzazione di One M8 è ormai
proverbiale. Parliamo ora di parte multimediale, apriamo il software della fotocamera che abbiamo qui per entrambi, vediamo chi ci mette meno a caricarsi, direi assolutamente paragonabile. Abbiamo visto tutte le impostazioni ormai di LG G3, la possibilità di nascondere i tasti, qui vi faccio vedere una carrellata velocissima delle impostazioni anche per quanto riguarda quelle video che troviamo, no, ho sbagliato tasto, che troviamo qui per quanto riguarda LG G3, possibilità di riprendere in ultra HD. Andiamo a vedere invece la camera da 4 megapixel, scusate, sempre ultra pixel di One M8. Queste sono le impostazioni, queste sono le possibilità. Abbiamo il sensore in 16 noni, 4 terzi invece per quanto riguarda LG G3. Quale impostazioni possibili come modalità di scatto? Come potete vedere c'è Zoe, quello per creare il filmato, il panorama, il doppio scatto e poco altro. Anche in questo One M8 abbiamo una semplificazione generale dell'interfaccia della fotocamera. Andiamo a prendere il nostro soggetto per vedere lo scatto. Fuoco fulminio con LG G3 grazie alla messa a fuoco laser, scatto davvero davvero veloce. E poso il telefono, prendo il nostro One che ha un fuoco, sì, sempre veloce, ma un filo meno per quanto riguarda la velocità, comunque davvero veloce anche One, niente da dire. Come software li darei praticamente a pari merito, sono semplici e facili da usare per entrambi. Ma andiamo a vedere come scattano le foto questi due smartphone. Andiamo ad aprire la galleria, vediamo quanto tempo ci mette. Sempre molto bella la galleria di One, altrettanto bella quella di LG G3. Questa la foto, vedete il filmato Zoe che si sta creando qua in alto. Questa la foto appena scattata, come potete vedere viene davvero bene la macro per entrambi, la differenza di megapixel qui non si nota. Devo andare ad aprire un altro album qua su G3 che è qui, eccolo qua, per pescare le stesse foto. Partiamo subito dalla notturna. Allora, HTC One grazie ai suoi ultra pixel cattura davvero tanta tanta luce, ma vedete quanto impasta l'immagine. Una qualità, diciamo, così così di notte, ma come potete vedere quanta luce in più è riuscito a catturare. E cosa di difetto G3 invece, guardate quanto rumore video mette di notte, davvero davvero molto rumore video in notturna. Diciamo che in notturna direi punto per One M8. Cambiamo, vi faccio vedere la foto con il flash potentissimo, quello di One M8. Questa foto è stata scattata completamente al buio, vi ricordo che comunque avete tutti gli esempi sulla nostra pagina del Versus che trovate qui in descrizione. Anche quello di G3 illumina bene, non così tanto, però si vede bene e non falsa molto i colori grazie alla bicromia. Camera frontale, nonostante la differenza di megapixel, la darei praticamente a pari merito, buona per entrambi. Con la poca luce abbiamo davvero poco rumore, guardate qua nello scuro per quanto riguarda LG G3, poco rumore anche per quanto riguarda One M8, ma la differenza principale si vede non nella macro, che le fanno bene per entrambi, andatevela a vedere, per quanto riguarda queste foto, diciamo, in campo aperto. Guardate i dettagli catturati qua ad esempio con LG G3 come sono superiori a quelli catturati con One M8, che non mi permette tra l'altro di zoomare più di così. E sì, qua qualche megapixel in più per quanto riguarda One M8 ci sarebbe stato più che bene su un telefono di questa fascia. Reparto fotografico quindi che ha luci e ombre per entrambi, ma ritengo l'autofocus laser e comunque la qualità generale, se non andiamo a vedere proprio il notturno e pesante, è migliore su LG G3. E, nonostante l'HTC abbia le due camere che permette gli effetti 3D di movimento che avrete sicuramente visto nelle tante recensioni e nei tanti focus su questo argomento, cosa non possibile con la camera singola ovviamente di LG G3, che come abbiamo detto riesce anche a riprendere in ultra HD. Vi dico che i video vengono bene per entrambi, audio catturato ottimo per entrambi, e forse un filo superiore su One M8, ma la qualità è assolutamente paragonabile per quanto riguarda
le riprese in full HD. Ottimo lo stabilizzatore ottico di LG G3, si fa sentire davvero tanto nelle riprese video, e peccato che è stato tolto dalla nuova generazione di HTC One. E questa conferma il vantaggio nel reparto fotografico di LG G3, a mio parere. Poi fateci sapere ovviamente tutte le vostre impressioni a riguardo quando avrete visto gli esempi fotografici. Parliamo un po' di video di test, andiamo ad aprire la galleria nella nostra cartella di test, eccola qua. Andiamo ad aprire ad esempio in contemporanea un video che viene letto bene tutte e due, cioè il 1080p, che non riuscirò mai a far riprendere all'inizio. Vediamo, ok, ce l'ho quasi fatta. Qua avrete l'audio mischiato, ma poi vedremo meglio nella prova musicale quale dei due vince in audio. Immagino che lo saprete già. Dicevo, 1080p visibile per entrambi, DVX che viene riprodotto sì per entrambi, ma senza audio su One, con audio. Mia zia mi diceva sempre che su LG G3 e perché il DVX è in con l'audio in codec AC3, MKV che viene sì riprodotto di nuovo per entrambi, ma anche qui audio solo su, indovinate un po', LG G3. Sentite? Anzi, non sentite. Ok, usciamo dai vari video di test, anche qui punto e vittoria in questo campo per il lettore di LG G3, ovviamente ci sono tanti lettori alternativi anche per quanto riguarda One M8 sul Play Store, che vanno a colmare questa piccola lacuna. Andiamo ora a parlare di reparto gaming, Asphalt 8, perché come saprete ormai alla nausea non è disponibile Real Racing per quanto riguarda LG G3. L'ho fatti partire quasi in contemporanea. È arrivato un filo prima One M8. Ok. Un po' continua a scaldare LG G3. Andiamo ad abbassare completamente il volume dell'LG. Andiamo a fare il gioca con... ecco, ho attivato ovviamente quello che non volevo, cioè il tutorial. Proviamo a tornare indietro, dice che non possiamo tornare indietro in questo momento. Purtroppo quando si giostra con due telefoni non è facile. Vediamo di fare... Intanto potete vedere già la fluidità e sentire l'audio. Potentissime le casse di One M8. Proviamo subito a schiantarci, vediamo se ci riusciamo, no? Ok, sul tutorial non ci fa schiantare, ma ci siamo resi conto della fluidità del gioco. Andiamo ora a fare la stessa cosa su LG G3. Andiamo a fare una gara. Purtroppo mi spiace di non essere riuscito a far vedere lo stesso pezzo, ma comunque ci riusciamo a rendere conto bene lo stesso di quanto il gioco sia reattivo. Rialziamo il volume al massimo, nessun problema, comunque ve lo dico io, sul gaming di HTC One M8, bellissimo il display e soprattutto coinvolgente il comparto audio. Altrettanto bello l'effetto su display di G3. Qualche microscatto su LG G3. Prima o poi qua qualcuno si girerà. Ecco fatto, ce l'abbiamo fatta. Ok, e giocabile assolutamente. Poi si riprende anche un po' quando andiamo a giocare, lui si vede che libera memoria, 2 giga di RAM per entrambi, comunque sia giocabile per entrambi, fluidità maggiore probabilmente dovuta alla minore risoluzione del display su HTC One M8 nei titoli pesanti come il nostro Asphalt 8. Parliamo di comparto software, come vi dicevo, aggiornamento software è arrivato tra l'altro per entrambi, un nuovo aggiornamento software. Conosciamo ormai tutte le caratteristiche di LG G3, conosciamo anche quelle di One M8.
Se vogliamo, la Sense è sempre ottima in ogni suo campo di usabilità e di praticità, la ricerca tra le applicazioni, insomma, ricerca presente anche su LG G3, ma qualche funzione in più su LG G3, Dual Windows, eccetera, ricordo la modalità ospite e comunque tutto ciò che abbiamo imparato a conoscere lo abbiamo su LG G3. Diciamo che One M8 è essenziale, vedete anche i toggle rapidi che non ci sono qua su One M8, qua è come sono fatte le impostazioni, abbiamo però, come vi ho detto, i gesti di sblocco, qualche piccola implementazione smart c'è anche su One M8, ma ritengo personalmente il software di LG più completo, quello di One più ottimizzato, più veloce. One M8 è un telefono davvero da provare, dà molta soddisfazione nell'uso quotidiano perché mai un impuntamento, mai un blocco, mai un rallentamento, sempre fluido e presente in ogni circostanza. Andiamo a vedere un po' le versioni di Android che si trovano qua nelle impostazioni generali, nelle impostazioni del software, nelle informazioni sul software per quanto riguarda LG G3, qua sotto per quanto riguarda HTC One, stessa versione di Android, Sense 6.0, vedete l'ultima versione disponibile su LG G3. Vi faccio vedere anche lo spazio memoria, come vi ho detto memoria espandibile per entrambi, qua abbiamo già la memoria visibile su One M8, qua i colori che vanno a rispecchiare gli ambiti dello smartphone, qua quella disponibile, qua quella totale. Ovviamente io ho installato tante cose qua su LG G3 per fare i test, potete vedere comunque come è formattato. Abbiamo la possibilità della scheda e dell'USB on the go per entrambi gli smartphone, quindi non andiamoci a dilungare troppo sulle caratteristiche software, le abbiamo viste. Ovviamente c'è chi preferirà una semplicità e una fluidità al top, chi a prezzo di qualche piccolissimo rallentamento preferirà un'interfaccia più completa, ma che comunque risulta molto accattivante a livello estetico, anche quella di LG G3. E davvero apprezzato questo restyling sul nuovo LG. Potete vedere qua le caratteristiche di personalizzazione della home, che sono quelle che ormai abbiamo imparato a conoscere su entrambi gli smartphone. Vedete quanto è veloce HTC One. Parliamo ora di schermate particolari, LG Health qua su G3, che ci permette di monitorare le nostre attività fitness, e il classico Blink Feed, molto pratico per alcuni versi, su One M8, widget intelligenti su LG G3. Insomma, questo è quanto per quanto riguarda le caratteristiche software di personalizzazione per entrambi rispetto allo stock di Android. Parliamo ora di parte musicale, andiamo ad aprire il lettore musicale per entrambi, davvero molto bello quello di HTC, simpatico e completo anche quello di LG G3. Partiamo proprio con lui per quanto riguarda la prova musicale. È assolutamente molto potente il nuovo speaker di LG, andiamo a fare la stessa cosa, torniamo all'inizio, alziamo il volume. Allora, come potenza, forse G3 è l'unico che può eguagliare le casse di HTC One M8, ma come qualità sonora e corposità del suono, qua non ci sono paragoni, assolutamente a favore di HTC. Allora, cosa dire di questi due smartphone? Partiamo dal prezzo, folli 729 € per HTC One M8, 649 per il top di gamma con 3 GB di RAM e 32 di memoria interna per LG G3, 599 il prezzo di listino. Si trova ormai a meno sul web LG G3 rispetto a One M8, che tiene un filo di più il prezzo. Differenza di prezzo quindi che può fare pendere la bilancia a favore di LG G3, ma se volete comunque materiali nobili, un bellissimo design, una fluidità senza paragoni, vince HTC One M8, soprattutto
per chi è appassionato della Sense, questo è la massima espressione. E per quanto riguarda il display, io lo darei un po' superiore su G3, ma le differenze sono davvero minime. Tante le implementazioni software che danno qualcosa in più, migliore la fotocamera e migliore ottimizzazione dimensionale, non in senso assoluto, ma nel rapporto tra display e cornici laterali. E per quanto riguarda LG G3, e senza, dicevo, considerare il prezzo. Ottime scelte entrambi gli smartphone, qua va davvero tanto a gusti, non c'è un vincitore assoluto, decidete voi quale dei due comprare in base alle vostre esigenze principali, fatecelo sapere nei commenti. Intanto ho visto nella scatola di questo One brandizzato Vodafone che c'è anche una custodia di silicone posteriore, quindi sappiatelo se comprate un brand Vodafone. E vi dicevo, non c'è un vincitore assoluto, quale comprare, quindi lo lascio decidere a voi, anzi forse conviene risparmiare e prendere un top di gamma dello scorso anno, perché le differenze sono davvero minime rispetto a quelli di questo 2014. Io vi ringrazio per aver seguito il video, vi invito a mettere il mi piace se secondo voi è venuto bene, iscrivetevi al canale, mi raccomando, seguiteci sul nostro sito e fateci sapere cosa ne pensate di questi due smartphone. Per adesso è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.